qui. Oi. Beh, che fai? Niente, tu che fai? Niente. Senti, hai risolto il problema? Quale? Io telefono da Roma. Mi aveva dato il suo numero Giuseppina. Ah, non so niente io, guardi. Io non ho risolto nulla. Ah, ma per quell'affare ancora non risolviamo niente? Di quali? Perché c'è stato un reclamo da parte di sua moglie. Ah, vabbè, io non so più niente di mia moglie, quindi non ne voglio sapere più niente. E mi ha incaricato, ma non so, che devo fare? Dimmi, che c'è, bro? Pronto? Dimmi. Voi mi ha incaricato, che devo fare? Ah, io non so niente. Perché là parlano anche di maltrattamenti. Ah. E beh, Bruno, che mondo viene a dire a me, Bru? Vabbè, mo casomai richiamo... No, Bruno. Ma tu me lo dici a me queste cose. Mo vedetela tu, no, con lei? Ma, senti. Sì. Sei stata insieme fino adesso. Sì. Oh, andiamo che vuoi da me, insomma, mo. No, se proviamo un attimo a risolvere, insomma. Scusa, Bruno. Dimmi. Stamma a sentire. Fino a mo siete stati insieme. Vi siete... Insomma, insieme, sì, mo ci siamo lasciati. Oh, ma mo, perciò io ti dico, io fino adesso sono stato pure allo scherzo, che tu prima mi dicevi il telefono blu, giallo, verde, viola. Ma io mo che devo fare, secondo te? Mo dimmelo tu, mo, secondo te io come mi dovrei comportare? Che ne so, io... Che ne so, Mario? Sì. Ma insomma, se sì. Bisogna dargli una mano, perché questa mo vuole pure un po' di soldi. I soldi? Ma scusami tanto, bro, ma tu te l'hai voluta pigliare tu, sto piccio? Veramente se mi rompi i coglioni. No, no, aspetta, scusa, bro. Quanti anni so che sei assieme, mo? Sono già 3 anni. 3 anni è qualcosa. È qualcosa. Lei ha rovinato una famiglia, però... Lei se ne è voluto andare, ma... No, comunque il telefono giallo era lei che si è reclamata anche nei confronti miei, Ah. No, beh, non è... Quindi, scusa, ma mo a te che te ne frega, ma questa non resta a Napoli, a te lo sta, io almeno lo so. Sei andata con la figlia, ma... Oh, ma mo non sta più con te? Sì, insomma, non più come una volta. Oh, perché mo vi è andata male pure la pasticceria, non gli dà bene il lavoro. No. E ma mo che te posso fare, i certo, mo tu mettete nei panni me, dimmi che me la posso ripigliamo, che fa? No, ma non quella, cioè qua questa vuole i soldi. I soldi? E che c'entra i soldi? Dammi voi i soldi. E da tutti, insomma. Ma io i soldi gli do quello che mi ha stabilito la legge, quello che mi ha stabilito da 3 anni fa. 300.000 lire. Quello che ha stabilito la legge, io infatti li sto dando con tanto di ricevuta, perché ogni volta che io gli do i soldi, lei mi dà la ricevuta, mi faccio lasciare la ricevuta, io sto facendo le cose legali, quindi come mi ha detto il giudice. Quindi io sto in regola con... io sto normale. Ma poi questo foglio di carta che ti è arrivato pure a me? Beh, a me non è arrivato niente. Ah no? No, no. Ma dove ci stava scritto? Ma comunque senti, Bru, tu ti stai a preoccupare di soldi, no? Tu te la sei voluta ingollare, mia moglie. Ma sono ingollare, era lei che me... No, scusa, scusa, Bru, vi siete ingollata la casa a cosa? Vai. Ti sei ingollata pure mia figlia, ma moglie che se arriviamo che vuole a me. Ma è essa che mi rompe le... Ma mo, se è essa non è essa, mo la colpa, scusa, Bruno, Bruno scusa, mo tu sei una persona che hai 30 anni, no mi sembra? 31, vabbè. Quindi tu mo, dovresti essere una persona più intelligente di mia moglie. Se tu, scusa Bruno, tu dici voglio arrivare per scopartela. Ma no, essa che veramente, già me... Ma insomma, mo te pare che... Io la prima volta me la scopai 5-6 anni fa. Oh, cioè già... già che io infatti qualche cosa già lo sapevo, già qualche cosa all'orecchio me lo vennero a dire. E io perciò la trattavo sempre fretta quando ero dentro casa. Ha capito il discorso? Ah, vabbè, tu, quella per vedere qualche lira, per vedere qualche cosa. Vabbè, questa è evidentemente questa... A me la prima volta mi si pigliò 100.000 lire. No, la senti la... sei stato fessa tu a dargli 100.000 lire, 100.000 lire non le darei neanche a Precetto Bardocco. No. Cioè, aspetta Mario, il problema è un altro, ora a me mi arriva sta lettera. Io che devo fare? A chi ne so io, me lo dici a me? Questa è la riunione, questa vuole i soldi, maltrattamenti, ma che i maltrattamenti, senti Bru, sono 3 anni che tu gli sei consigliato di fare la separazione legale a mia moglie. Consensuale. Consensuale sei stato tu a consigliarla. Certo, perché a litigare il tribunale non era il caso. No, tu te la volevi, tu a questa per scopartela, Maremmondi, o mi sbaglio? Mi si è fatto vedere che mette piglio io, sotto e sopra, e questa ha ceduto. Ma non è vero. Ma mo, senti, ma lasciata a me, vuol dire che le prove ci stanno. Stava con te, tu la prendevi e l'accompagnavi alla Ravit, gli si è detto pure là sopra. Ci ha lavorato 3 mesi. Sì,
prima. Mo c'è stato un altro poco tempo fa, andati 5-6 mesi adesso, prima di partire. Però tu prima l'andavi a portare, prima, l'andavi a riprendere. Facevate come eravate marito e moglie. Vabbè, ma che c'è quella veraccia? Ma ci stanno le corrieri. Ma poi a me, adesso questi problemi non mi interessano più, io ormai sto fuori, bro. Io ormai non ho più niente a che vedere con mia moglie. Vabbè, ma tu sei da una colpa a me, guarda. No, che... come ti do la colpa? Io non sto cadendo nessuna colpa. Te la si pigliata. Ma modena, te la che fai? 4 anni fa. Vabbè. Lo conosci? Potarsi no. Tu. Quello biondo che ha bevuto Rioni. Chi lo sa, non lo so chi è. Più pure se la frega, insomma, veniva la mattina alle 10, alle 11 a casa e se la frega. Ma io non gli ha messo in mezzo di guai, a me non gli ha messo. Ma mo, che te posso fare? E la voglio io, bro, che te posso fare? No, le posso fare, perché dice che tu dici rivolgersi a sti cazzo di tutele adesso. Che io? No, io comunque senti, bro, questa ormai conviene rimanere a Napoli, questa roba, buonanotte. No, io... ma io devo risolvere questo problema, mo vedemici un attimo, pure che te tengo sta fotocopia. No, ma a me non mi devi dare a niente, fai una cosa, vai dal mio avvocato. Ma mo che cazzo c'è, no, questa è una cosa che questi stanno in vita, hanno interpellato, le cose, questi due psicologi, che cazzo. Ah, ma a me sono problemi che a me non mi interessano più, perché se lei ti manderebbe a te... Ma voglia mi interessa a me allora. A chi ti interessa, non a me. A me che me ne frega, io la sono fregata e basta. No, tu te la sei fregata, vabbè, ma però te la sei ingollata. Ma che me sono ingollata? Ma vedi, le stavate assieme alla casa a bagno, poi ma è che a pettino te la sei pigliata tu con la casa in affitto. Non c'è a pettino perché se l'ha voluta? Oh. Dice che sia più vicino. Come? Dice che lei sia meglio a pettino. Oh, e si è pigliata la casa. E questa è moglie a te, mica è moglie a mia. No, io sono separata. Che? Io sono sposata allora. Ma mo che te forzo fai? Ma mo che vuoi che mo... Mo se la sono colata, se la sono scopata a mezz'altro, che mo me la vai a ripigliare. Ma mettici d'accordo, no, per far ritirare queste cose. Come parlare? Ma io non c'entro, io sto fuori, bro, forse non siamo capito. Ma scusa, l'anno scorso non è successo niente, non mi sei detto niente. Il primo anno niente, mo, un terzo anno che sembra che. Ma casi di mo, 4 mesi fa, 5 mesi fa, dice che ha telefonato a Roma. A Roma? Senta, io non so niente di tutto questo. A me mi hanno mandato una lettera. Vabbè, ma questo mi voleva un collaudo. Oh. Di un psicologo, di una cosa, di una persona che attestava qual erano... ma chiede anche gli amici chiede. Gli amici? Chi sono gli amici? Ma che ne so io? Ah, io non lo so, io sto fuori da ogni discorso. Senti, io ti voglio dire una cosa. Io sto mandando già avanti le pratiche per il divorzio. No, ma con questo non si può fare più la separazione consensuale. No, io l'abbiamo firmato al giudice. No, chi ha firmato? Lei dice che la colpa è la tua. È no, la no, mia. Non è la mia. Io stavo facendo una puttana e ora la colpa è la mia. Vabbè, comunque puttana, sia, tu, mare, comunque pure tu sei esagerato, Perché sono esagerato? Puttana, su, mo, insomma. Freghi, perché che mo me la porta a casa, mi facciamo venire i clienti a casa, non ho capito, Vabbè, ma mo che c'è? Tu hai innanzitutto la casa non gliela ci lasciata. No, infatti io la casa, il giudice non la posso lasciare la casa, perché la casa non è neanche la mia, è della provincia. E io sono il giudice. Tagliela, che te ne frega. La taglio, e dove me ne vado io? Ma quella dove, scusa? Ma mica me ne frega, ma scusa, ma perché io la tengo a essere io a dove vado? Ma che faccio i cannoli per pagare l'affittarissimo? Ma mo che se posso fare, prova, per 3 anni la sei tenuta, ma che cazzo vuoi a me? Tu per 3 anni la sei tenuta, ma te la dini, no? Sì, ma questa voce... sei ignorante però, Sì, tu te la scopi e gli mo... E mo me la vuoi scaricare a me, me la vuoi scaricare. No, ma mo lascia perdere questo, però... Beh... Gli hanno punto di ragione, no? Come? Gli hanno punto di ragione. I punti di ragione? Come i punti di ragione? Ma come i punti di ragione? Non ti stai a capire, che, come lo dici tu? Insomma, questa qua... Beh... Mo, che ti fa, sta poveraccia? Poveraccia? E perché prima non lo sapevo il pazzo che faceva. Il prima, il pazzo, non lo sapeva quello che faceva. Ma che può fa? Mica la voce. No, per carità di Dio. E allora? Allora rimanesse sotto a Napoli, che tenga fai? Ma Napoli che fa? E se sta con la mamma, se sta con l'upato? Ma che già stanno litigati, cosati. Eh? E stanno pure a litigare le cose. Ma a me, io, bro, a me... Da telefonare la mamma? Eh? Da telefonare la mamma? No, a me non mi ha telefonato, io non so niente. Mai più da telefonare? A me mai, non mi hanno mai telefonato. Ma gli ruppi le palle alla mamma, tu? Io gli ho detto, no, non mi hanno mai... No, questa è una grande buciarda. Oltre che una grande troia, è anche una grande buciarda. Io non ho mai ricevuto una telefonata, tu ci hai telefonato. Io? No, per carità di Dio, questo se lo sogna, figlio. Io se ho telefonato a Napoli, ho telefonato non mi ricordo quando, solo per chiedere cose di mia figlia. Ma no, dici che tu hai cominciato a maltrattare. No. Io ho sempre, innanzitutto non mi permetterei di fare una cosa simile per telefono. Poi, siccome lei se n'è andata, non me ne frega niente. Io mi interesso solo della bambina. E basta. Del resto, di quello che lei fa... Ma non da fa ignorante, tu, su. Oh, fregati.
Ma scusa, se l'è fregata mezz'aquila, mo che vuoi me la... Mezz'aquila, tu esagi di sempre. Sì, quella se la sono fregata tutti quanti, mo che vuoi me la ripigli a casa. Ma chi se ne frega, tu? Io e Giovanni e basta. Giovanni e Pingo Pallino. No, senti, Giovanni, più. Comunque, tu. Senti, io adesso me ne devo andare perché c'ho da fare. Comunque sono problemi. Fai una cosa, io ti do il numero telefonico del mio legale. Dammi un po', va. E per te la vedi con lui, va. Dammi un po'. Sì, allora aspetta un attimo. Pronto? Pronto. Da Mario Ferdinando, studio. Aspetta, che cazzo vuoi? Da Mario Ferdinando. Ferdinando. Il telefono. Ecco. 61 208. 61 308. No, 208. Ma il 2 davanti al 0. 61 208. 6 1 2 0 8 0 8. Ma 88 lo finale? No, 61 2 0 8 6 1 2 0 8 8. Dillo a lui quello che... Sì, ma ecco, quella è la situazione, insomma. Io sono disposto pure a dargli 2-3 milioni, però ci dava pure 2, eh. Io? Comunque tu parli con l'avvocato e poi l'avvocato me lo farà sapere. E poi a sta riunione ci vengo, eh. A tu? A sta riunione che mo fa? Ah, io non lo so perché io non so niente, quindi... la fanno alle 12, aspetta, a me, mo lo dico subito, aspetta un attimo. La fanno una alle 12 di domenica, non sì. Questa, la domenica. Sì, beh, almeno, beh. Nata la fanno di mercoledì alle 8 di sera, dove è convocato Magnotta Mario, Bruno. Pure figlia, dai, sta venendo a fare il Bruno. Beh, certo, quella che c'entra la Pora Guarrana. Eh? Che c'entra la Pora Guarrana? Sì, è là, dai, a dire come stanno le cose, chi la maltrattea, chi no. Ma. Chi che ne sa, insomma, questa mo. Ma tu quando ci sei disposto a dargli? Io niente. Per me uscì da fuori, io sono separato, io gli do 300 mariti come stabilito. Ma che ci fa questo? Perché me ne frega a me? Io gli do 300 mariti come stabilito dalla legge. A me non me ne frega più niente. Guarda che questa l'ha detto, eh. E tu ti guadagni lì due tesordi con i doppi lavori. E invece io non lavoro a nessuna parte, mo. Sono liberato, comunque quello è un libero professionista. Chi? Io comunque se faccio anche il lavoro è che io stabilito, io senti, io gli sto dando come stabilire per la legge annanzi al giudice. Ma guadagni 2.000 mesi. Sì, magari, e con 2.000 mesi sei all'Aquila, mo. E a dove cazzo stiamo guadagnando? Me li attiverti, comunque vedete un po' col mio legale, vedi un po'. Vabbè, muoi telefono, se non ci sta, ne richiamo. No, io mo me ne venga io. Mannaggia. Comunque, vedi poco che sta fa, ma sai che fa? Figlia, della Latini, questo. Ma che me figlio, ma figli? Sì, scusa un po', ma te la si portare quando tieni un ristorante? Te la porti dentro la macchina te la porti a lavorare. Beh. Oh, tieni la pasticceria e te la facci lavorare. Oh, e beh, mo che vuoi? Dopo 3 anni mi sta a venire a telefonare per dire come. Ma a me mi è arrivata la lettera, ah. I soldi. Allora te la vedi tu, no? Ma sì, ma questa, ecco, la chiama tutte e quattro in causa. Beh, io non c'entro perché io sto fuori. Io sto con la separazione. No, prima, mo sto anche separato e sto facendo già le pratiche per il divorzio. Vabbè, ma anche per figlia, lo volevo fare solo queste cose, no? No, e beh, ormai se la tiene lei mia figlia, a me non me ne. Cioè, a me non mi interessa più niente, io ormai vivo isolato dal mondo, faccio quello che mi fa comodo. Vabbè, ma che modi so di ragionare? Ma io purtroppo ormai a me non mi interessa più, io ormai mi sto cercando di organizzarmi diversamente. Una reintegrazione. Come? Come non ho capito? La puoi firmare nella reintegrazione? No, io non firmo niente, perché io sto fuori da ogni discussione. Mo me ne venga io che mi stanno aspettando. Arrivederci, ciao.